puntata di Calcio Spettacolo in diretta su Siena TV e Radio Siena per parlare di Robur, per parlare del ritorno alla vittoria di ieri nella sfida contro il Pontedera per 2-0, dell'atmosfera che rimane comunque calda, difficile probabilmente che questa squadra riesca a trovare di nuovo il feeling con tutta la piazza dopo insomma alcune prestazioni a dir poco indecorose, l'ultima sicuramente quella di Coppa Italia contro il Foggia, però insomma cercheremo di parlare di calcio ma anche di società, faremo il punto della situazione come di consueto. Buonasera alla nostra Rebecca Francioni. Buonasera Tommaso, buonasera a tutti voi. Come ogni lunedì sera sono qui per ricordarvi che potete intervenire con le vostre opinioni e con i vostri commenti inviando un sms al 339 15 20 060 o sulla pagina Facebook di Radio Siena TV. Buonasera Francesco Vidarelli, ciao. Buonasera, Francesco. Ciao. Buonasera al conte Luigi Fumicambigato, buonasera. Buonasera a voi. E Paolo Saracini. Ciao Tommaso, buonasera a tutti. Allora Francesco, partiamo da questa vittoria per 2-0, un'atmosfera che io ho definito un po' surreale, surreale, insomma, perché uno stadio abbastanza vuoto, uno stadio silenzioso, però arrabbiato, insomma, che giornata è stata, che pomeriggio è stato quello di ieri? Sì, giustamente l'hai definito un clima surreale perché non penso sia solito vedere situazioni di quel tipo, in cui la squadra aveva bisogno di vincere, stava vincendo e la tifoseria, specialmente la curva, che del resto ha sempre sostenuto la squadra anche nelle partite che ha perso, ne ha perse diverse. Però ieri è stata proprio una manifestazione molto cruda che penso abbia significato qualche cosa. Anche i canti che sono stati fatti si riferivano alla maglia, no? Però è vero anche, aggiungo io, che la maglia qualcuno la indossa, altrimenti la palla come fa a ruzzolare, no? Quindi ieri clima surreale, la squadra non è che abbia brillato, a mio avviso, ha fatto una partita dignitosa, sì, e avevamo di fronte un Pontedera rimaneggiato e questo è anche uno dei fattori che hanno inciso, secondo me, su questo risultato. Certo. E come altre volte abbiamo detto, però, talvolta la combinazione di incontrare una squadra che non sta bene ti consente di mettere in mostra qualcosa di più, anche quelle cose che in altre occasioni non hai messo in mostra. Io, guarda, mi sono guardato prima di andare al rastrello due terzi della partita SPAL Maceratese e la Maceratese gliel'ha suonate bellamente, ma non così di scartino, proprio un'impostazione dal punto di vista del gioco, presidio, insomma, del campo, eccetera, dove come spesso si dice si è visto cosa significa avere il centrocampo forte e la SPAL ce l'ha un centrocampo forte. Questi hanno fatto marcatura a uomo con raddoppi, marcatura a uomo, capito? Certo. Hanno ridicolizzato, secondo me, quell'attaccante Finotto, che, al quale se togli spazio non lo vedi proprio, no? Cellini è stato marcato in tutte le zone del campo come si muoveva, ma ora per ritornare a noi, dico, ieri il Siena ha messo in pista, secondo me, un equilibrio superiore ad altre partite. C'è stato un avvicendamento in un ruolo delicato quale quello di difensore centrale. E questo è un altro tema che sicuramente approfondiamo. E questo è un altro tema che nulla toglie a chi c'era prima, ma è giusto riconoscere che chi c'era ieri è andato bene. È andato bene. Certo, al di là del gol. Al di là del gol, perché il gol a volte è un centimetro in più o uno in meno, il pallone ruzzola dentro oppure va fuori. Certo. Però devo dire che come assetto complessivo era una squadra che stava in campo meglio di tante altre volte e soprattutto è riuscita a conseguire il risultato senza prendere reti, perché a parte la traversa del Pontedera sull'unico con tiro Scappini, di Scappini, esatto, che è il capocannoniere della categoria di questo girone,
devo dire, non gli è stato concesso molto di più. Esatto. Per motivi loro, però il Siena ha tenuto palla, contrariamente ad altre volte che non riusciva a tenerla. Ecco Luigi, è stata alla fine una partita, come detto, molto particolare. Era anche difficile un po' aspettarsi che potesse succedere una cosa del genere, perché poi alla fine, insomma, i tifosi sono sempre stati molto vicini a questa squadra, però è chiaro che la situazione, insomma, era abbastanza delicata, no? Da quel punto di vista. Le due sconfitte, 10 gol subiti in due partite, insomma, la brutta figura in Coppa Italia. Ma io credo sinceramente che era già nell'aria, già da diverse settimane, questo malessere. Io credo che, con tutto il rispetto degli striscioni, che a mio avviso un po' offensivi, io credo che, per quanto mi riguarda, da tifoso parlo, forse avrei preferito qualche settimana in anticipo una contestazione pacifica e una presenza allo stadio, perché secondo me dobbiamo esprimere le proprie opinioni, ma con la presenza, che è assente, a mio avviso ha sempre torto. Quindi, pur contestando, pur esprimendo dei disappunti, perché chiaramente le ultime partite sono state veramente disastrose, no? Per cui sotto tutti i profili, perché non solo di gioco, di risultato, ma proprio anche di impegno. Diciamo che domenica in effetti abbiamo visto una buona squadra, un po' per demerito forse anche del Pontedera, come appunto si diceva Francesco, questo fatto che è stata un po' rimaneggiata, eccetera, per cui non c'era, in effetti mi sembra, due o tre titolari esatto, mancavano, sì. Per cui a mio avviso comunque una prova d'orgoglio, sebbene un segnale l'abbiamo avuto, questo dobbiamo riconoscerlo. Paolo, quali sono le tue impressioni, considerando che, insomma, poi dopo sentiamo naturalmente Carboni, Ponte, anche Pellegrini, era chiaro che ieri contava vincere, poi magari, insomma, a livello di gioco non abbiamo espresso chissà cosa, però l'atteggiamento è stato sicuramente diverso rispetto alle ultime uscite. Sì, è stato un atteggiamento indubbiamente diverso rispetto alle altre partite, perlomeno abbiamo visto in campo la voglia, la grinta, un po' di cattiveria. L'altro, il Pontedera, sì, era rimaneggiato indubbiamente, però era comunque una squadra tignosa, che ti picchiava, un fallo, esatto, un fallo sistematico, e questa volta perlomeno abbiamo visto, ripeto, una squadra normale, un po' di intensità che era mancata in maniera totale, assoluta in altre occasioni. Io, per quello che riguarda la contestazione, come dire, credo che fosse assolutamente inevitabile e mi pare sia rimasta sostanzialmente nei limiti di come può essere una contestazione da stadio. Se ci sono tre cori in più con due parolacce, chiamiamolo così tra virgolette, due striscioni, come dire, insomma, non credo sia la morte di nessuno e nessuno se la deve prendere, perché in questi casi i protagonisti, e quindi parlo dei giocatori, allenatori e anche lo stesso presidente, perché sono comunque persone, come dire, anche di visibilità. E beh, come si dice, oneri e onori, nella vita c'è il momento degli onori, poi c'è anche il momento degli oneri, e questo sicuramente, rimanendo nei limiti della civiltà, ma su questo Siena è sempre stata, ritengo fosse, insomma, quasi inevitabile. Comunque una vittoria assolutamente importante, intanto anche per la classifica, per arrivare a questo obiettivo minimo che è ovviamente la sicurezza della permanenza in categoria, e poi una vittoria che spero che rassereni un attimo l'ambiente, faccia prendere coscienza ai giocatori, all'allenatore, che la strada giusta è questa, perché ovviamente da qui a fine campionato io mi auguro, ma come me penso se lo augurano tutti gli sportivi bianconeri, di non vedere più prestazioni come quelle famose di Foggia, Rimini, Sant'Arcangelo, Macerata e via discorrendo, perché perdere si può anche perdere, ci mancherebbe, cioè se avessimo perso con la Spalla, per fare un esempio, nessuno avrebbe a chi avuto da ridire, perché la squadra ha comunque messo in campo tutto quello che poteva, la Spalla è oggettivamente più forte del Siena. Però, ecco, prestazioni come abbiamo visto, ecco, speriamo ed auguriamoci che non ci siano più. Poi, insomma, anche perché il Foggia sì, si è un po' ripreso, ma ieri ha perso subito un campionato, sì, quindi ecco, evidentemente, appunto, insomma, problemi sì, rimangono anche per la squadra pugliese. Allora, ci rivediamo cosa è successo ieri all'Artemio Franchi fra Robur Siena e Pontedera.
In un rastrello semideserto e decisamente arrabbiato per le ultime prestazioni della Robur, la squadra di Carboni riesce a battere 2-0 il Pontedera. Contestazione prima, durante e dopo la partita da parte dei tifosi bianconeri nei confronti dei giocatori della Robur. Il Pontedera ci prova subito al quarto con Cabasci, questa punizione però è centrale, poi Minotti all'ottavo dalla distanza, la palla che viene respinta dal portiere del Pontedera, poi al decimo Cori è molto bravo a rubare questa palla, metterla in mezzo, palla che termina però in calcio d'angolo, poi eccolo qua il gol del vantaggio della Robur proprio sugli sviluppi di un corner al quindicesimo, la vista la mette dentro in modo perfetto con il sinistro, colpo di testa di Ficagna e palla in gol, eccolo qua il replay, Ficagna che poi va ad abbracciare Portanova che abbastanza a sorpresa viene schierato solamente in panchina, poi spiegherà Carboni che invece si tratta di una scelta dovuta a dei problemi fisici per Portanova, la traversa di Scappini, poi ancora il Siena ci prova con Cori con questa conclusione deviata in corner al 31esimo, Minotti il suo inserimento, il tiro cross dalla sinistra, la palla che termina direttamente in calcio d'angolo e poi il colpo di testa di Celiento pericoloso al 35esimo bloccato però da Cardelli, c'è anche un colpo di testa da parte di Scappini del Pontedera che va vicino a trovare perlomeno lo specchio della porta, poi dopo nei 3 minuti di recupero del primo tempo ancora questa traversone della Robur e al 48esimo questa uscita disperata di Montipò che anche con un po' di fortuna riesce ad allontanare la sfera. Nel secondo tempo Di Santo ci prova subito al 48esimo con questa conclusione che termina alta sopra la traversa, poi al 52esimo questo tiro cross, la palla arriva a Cannoni, il suo destro bloccato a terra ancora dall'estremo difensore bianconero, al 57esimo arriva il raddoppio, Mastro Nunzio la mette dentro un colpo di testa, era stato bravo sul corner a staccare Cori, a mettere in difficoltà Cardelli che era riuscito solamente a deviare la sfera senza però mandarla fuori dal campo. Eccolo qua, il colpo di testa di Cori, Cardelli ci mette una mano, Mastro Nunzio tutto solo la mette dentro con un colpo di testa facilissimo, è 2-0 dunque per la Robur, Robur che è ancora in avanti al 60esimo, c'è questa uscita però di Cardelli che cerca di limitare i danni, poi Mastro Nunzio ha questa buona occasione ma non riesce a dare potenza alla sua conclusione in diagonale, Torelli il suo cross, ancora Cardelli riesce ad allontanare la sfera, poi la conclusione di Masullo dalla distanza bloccata a terra ancora dall'estremo difensore Granata al 73esimo, poi si fa rivedere nuovamente il Pontedera con questo colpo di testa di Gioè, blocca senza problemi Montipò, Gioè che non è riuscito ad angolare la sfera, poi una buona occasione per la Robur in contropiede, Torelli però aspetta un attimo di troppo ad andare alla conclusione all'80esimo e dunque rimane il 2-0, Pellegrini prende in velocità Sané, il suo cross verso Yangà, decisivo l'intervento da parte di un difensore del Pontedera all'87esimo, poi arriva l'espulsione per Guido Carboni che era già stato richiamato in precedenza dal direttore di gara, alla fine per proteste viene allontanato dal campo di gioco, come detto siamo all'87esimo, poi successivamente all'88esimo ancora Pontedera in avanti con questa conclusione bloccata a terra senza problemi a Montipò e poi con questa azione termina qua anche con un faccia a faccia Torelli Cabasci il match, la Robur vince 2-0 contro il Pontedera. E questo dunque è il riassunto di quello che è successo ieri all'Artemio Franchi. Allora, prepariamo un bel bicchiere d'acqua per Rebecca perché deve leggere messaggi piuttosto lunghi stasera. Vai Rebecca. Sì, gli sms di stasera sono molto lunghi e per ora stanno vertendo quasi tutti sull'argomento delle contestazioni. Umberto da Montevarchi è il primo che ci scrive: mi meraviglio che quel signore sia arrabbiato con noi tifosi. Se lui e il suo staff erano, sono e saranno contestati, e se ci troviamo in questa situazione, il merito è dello svizzero perché aveva una buona squadra e l'ha distrutta. Vado un attimo avanti perché come ho detto il messaggio è molto lungo. Dopo Rimini e Sant'Arcangelo, Macerata e Foggia, cosa si pretendeva? Che i dipendenti e la banda di Città del Palio suonassero la serenata? Noi non siamo i tifosi del Foggia che hanno fatto, che hanno usato anche la violenza, ma noi abbiamo fatto una contestazione civile e questo era Umberto da Montevarchi. Certo. Poi abbiamo l'SMS di Massimiliano, di cui leggo solo la prima parte relativa al gioco,
che, e cito subito, con il risultato di ieri siamo all'80% salvi. Ora la squadra, se vuole fare pace con la tifoseria, deve fare almeno 3-4 partite con la determinazione vista ieri e con la voglia di fare, non come a Foggia. Partita tutta sostanza di Cori e Mastro Nunzio e ieri un Minotti che correva e si lanciava su tutti i palloni. Non sembra nemmeno la fotocopia del giocatore impacciato visto a Foggia. Bene ha fatto Carboni a far riposare Portanova. Ma gli elogi li faremo quando arriveranno altre prestazioni degne del nome Siena. Allora Luigi, non so se vuoi rispondere a questo messaggio, un po' insomma il tuo pensiero sulla contestazione, forse spieghiamolo un po' meglio, non è che si condanna la contestazione, ma il riferimento forse era in generale alla presenza allo stadio, no? Più che alla contestazione in sé. No, in effetti voglio dire, io già il passaggio tra i due allenatori e tutto lo stravolgimento della squadra ha creato, cioè è venuto a mancare dei punti di riferimento, perché certo, è come ripartire, non dico da zero, ma praticamente ci siamo trovati di fronte a una realtà a gennaio completamente rivoluzionata. Prendiamo il Siena di agosto e il Siena di febbraio, parliamo di due squadre completamente. Quindi diciamo c'è stato un momento, secondo me, che tutti siamo, io stesso, siamo rimasti un po' spaesati da queste, da questo rinnovamento, diciamo, non con degli inserimenti, ma a fronte di 11 partenti sono entrati 8, per cui esatto, praticamente più di metà della squadra. E poi quali giocatori? Quelli che in effetti dovevano essere il perno della squadra fin da agosto. Ora, di fronte a questo è chiaro che una tifoseria che si rispetti prende atto e chiaramente si domanda questo cambiamento a che cosa è dovuto, da dove deriva. Ora questo io me lo sto chiedendo anch'io, perché visti i risultati, vista queste sbavature, diciamo, da una partita all'altra, c'è da chiedersi effettivamente se questa squadra ha una spina dorsale. Perché il problema è questo, magari ogni singolo giocatore scelto ha sicuramente una sua professionalità, ma di fatto è stato messo insieme un organico che non era stato collaudato e quindi con tutti i pro e i contro, certo, poteva andare bene bene o male male, quindi è stata una scommessa. Tornando al discorso della contestazione, ecco, questo è il problema, che dopo questo iniziale smarrimento, dopo abbiamo avuto qualche vittoria che probabilmente ci auspicava di raggiungere i famosi play-off e quindi l'ambizione di andare in Serie B. E quindi tutti hanno cavalcato quest'onda, diciamo, di entusiasmo. Quando poi c'è stata questa mancanza di continuità e c'è stato un po' questo rallentamento, addirittura seri passi indietro, è chiaro che non si accetta più di tornare indietro a un qualcosa che era stato preannunciato. Quindi io, non per giustificare la reazione e la contestazione dei tifosi, ma credo anche io stesso, pur non contestando apertamente con striscioni, ma onestamente io ieri, anche a vittoria ottenuta, mi mancava qualcosa, sentivi qualcosa che ti era stato tolto, diciamo, nei mesi, nelle settimane precedenti. Certo. E come dice nel messaggio, ci vorranno alcune settimane, anch'io penso che ci vorrà del tempo prima di riprendere, diciamo, l'entusiasmo. Il feeling e l'entusiasmo. Poi naturalmente con Luigi Fumi parliamo anche di argomenti societari, che insomma la sua presenza è importante anche per questo. Francesco, però tornando alla partita di ieri, poi probabilmente l'aspetto psicologico era quello più importante, insomma, che abbiamo visto ieri, però abbiamo visto anche qualcosa di diverso da parte di Carboni. Come dicevi, Portanova in panchina, Ficagna titolare, ma anche un attacco formato da due prime punte, se vogliamo, come Mastro Nunzio e Cori. Avevamo lamentato un po' nelle scorse settimane un po' la solitudine di Cori là davanti, no? Secondo te anche questo può aver inciso nella partita di ieri? Ha inciso tutto, sicuramente anche la scelta dei giocatori, dell'11 sceso in campo. Giocare con due punte come le nostre, che poi non sono, Cori non è proprio una punta a punta, è uno che solitamente viene a prendersi la palla molto indietro
che favorisce più il controllo del gioco e il mantenimento della palla che gli affondo che portano a conclusione. Si è visto un paio di volte nelle poche occasioni che si sono avute, Cori era molto distante dalla porta quando i nostri riuscivano ad affondare sulle fasce, no? Per rimettere la palla dietro. Lui stesso, si sta vedendo ora, l'ha recuperata, no? Però è un passaggio che avviene con qualche attimo di ritardo, per cui il difensore ricopre la linea di passaggio, ma non per nulla togliere a Cori, è gran combattente, ha tutta la mia stima e il mio apprezzamento. Ieri hanno giocato diversamente, sono stati più attenti, probabilmente hanno rispettato maggiormente le consegne del mister, perché noi abbiamo fatto degli svarioni nell'ultimo mese e mezzo difensivi, roba da urlo. Anche ieri un paio di errori che potevano starci cari, e questa dimostrazione del fatto che, come alla tifoseria, ci vorrà del tempo per riacquisire quell'entusiasmo che nasce dal sentirsi legati, no, a una squadra che scende in campo, eccetera. Anche i giocatori ci avranno da macinare per riacquisire la sicurezza nel giocare le partite, che è una delle componenti che maggiormente è mancata a questa squadra, vale a dire, come se tutto quello che succedeva era inevitabile, fatale, ma c'era forse una predestinazione, no, a subire questi rovesci clamorosi. Da che mondo è mondo, il calcio si gioca 11 contro 11, quindi se uno corre di più probabilmente tocca più volte la palla. Ieri, con l'ingresso di Ficagna, che si aggiunge come prestazione a quelle che ci aveva già fatto vedere sia in Coppa che contro la SPAL, devo dire, è una scelta che va ad utilizzare una risorsa in organico. Io, per esempio, sono contrario a non far giocare mai i giocatori che hai nella rosa, no? Sono stato contento da quando ha messo Fella, anche se ieri forse è quello che mi ha deluso più di tutti, perché sembra inevitabile, ma questo numero 10 sulla maglia pesa assai, perché chi viene schierato da titolare in partenza e ce l'ha sul groppone, tanto per far riferimento anche a Saba, le volte che è sceso in campo, quasi inguardabile. Quindi deve talvolta... Diamola alla vista, anche, forse. Si deve compensare anche lo scarso apporto di qualche giocatore. Il Siena raramente ha avuto tutti gli 11 brillanti e vogliosi di correre, no? E con le idee chiare su quello, certo, che c'era da fare. Paolo, alla fine, insomma, mi sono segnato un po' di moduli che ha utilizzato il Siena da agosto in poi: 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, 3-5-2. Ieri abbiamo rivisto, insomma, un modulo che non vedevamo da alcune partite, questo 3-5-2. Insomma, anche questo forse la dice lunga sulle difficoltà che entrambi poi gli allenatori hanno trovato, no, a gestire questa squadra. Sì, io credo che, come posso dire, una spina dorsale, un'identità di squadra non sia onestamente mai stata trovata quest'anno, né nel prima e né nel dopo, cioè mi riferisco, diciamo, prima di gennaio e dopo gennaio, perché appunto, come abbiamo detto prima, non ci dimentichiamo che questa squadra, già stravolta, secondo me, in maniera assolutamente erronea a giugno, cioè totalmente rinnovata nei giocatori, nello staff e quant'altro, poi una seconda volta modificata sempre quasi totalmente a gennaio, insomma, gioco forza, non era anche semplicissimo trovare un'identità di squadra. Poi magari anche gli allenatori che si sono succeduti forse non avranno, anzi, insomma, togliamo il forse soprattutto sulla seconda parte, non avranno trovato la quadratura del cerchio, però oggettivamente, ecco, ripeto, un'identità di squadra precisa non si è mai vista, onestamente, e lo testimonia anche questo cambio di modulo. Poi al di là dei numeri, sì, però, esatto, sì, poi quello che conta è come, cioè, come sta in campo, se sei una squadra o meno. Certe volte lo sei stato, altre volte onestamente non lo sei stato per niente. Allora, ci ascoltiamo cosa ha detto mister Guido Carboni al termine della vittoria di ieri contro il Pontedera. I risultati possano riuscire questa situazione? Ma non lo so, me lo auguro per ragazzi, io personalmente, come ho detto prima, io da quando sono arrivato qua ho sempre cercato di mettere
quello che potevo, sono successe tante cose, ma ora non è tempo, io quando sarà il momento poi dirò anch'io le mie verità, perché io in questo momento qui a me, al primo posto c'è la squadra, quindi riuscire a portare in fondo questa barca, a portarla in porto nel miglior modo possibile, rispettando soprattutto la mia professione e me stesso per quello che è il mio lavoro, la mia professionalità, quindi io non... è giusto che la gente si sente in dovere di criticare, è giusto che lo faccia, se la prenda con il sottoscritto, come ho detto prima, poi l'importante è che la squadra reagisca come ha reagito oggi, però a me non mi basta una partita di oggi, io ho chiesto sempre una parola a continuità che non c'è mai stata anche nella mia gestione, quindi bisogna ora pensare alla prossima, alla partita di domenica contro una squadra che è in ripresa e come ho detto prima, cercare di fare il meglio possibile di qui alla fine. Ho parlato singolarmente, c'era anche qualcuno tipo Daniele Portanova che non era al meglio, quindi è stato anche onesto a dirmi che non era al 100% perché aveva avuto un piccolo risentimento venerdì, però lui è uno che tiene talmente tanto al Siena che avrebbe giocato anche con una gamba sola. Però in questo momento qui è giusto anche mettere in campo quelli che stanno bene, perché poi rischiare infortuni o rischiare situazioni così non è giusto. Quindi è una rosa ampia, io come vedete ho sempre dato la possibilità a tutti di poter esprimersi, anche quando mi sono giocato parecchio, io ho sempre dato la possibilità a tutta la rosa di potersi esprimere al meglio. A volte ci siamo riusciti, qualche volta meno. E come ho detto prima, sembra un'annata catastrofica, dispiace per questi ultimi risultati, però devo guardare avanti e come ho detto, per rispetto io cercherò di essere un professionista fino alla fine, quindi questo che posso fare è mettere il massimo impegno di qui alla fine, questo lo posso garantire ai 420, il resto poi come ho detto prima, le situazioni e il tanto chiacchiericcio, il tanto tantam che si fa, questo è una materia che a me non appartiene, quindi io non reagisco agli insulti, non reagisco alle provocazioni, perché la mia professione dice così. C'è da imboccare qualche boccone amaro, ma fa parte del gioco e fa parte del mio mestiere. Queste le parole dunque di mister Guido Carboni. Allora, prima di andare in pausa, Rebecca, soffermiamoci su qualche messaggio. Sì, questo è Paolo che ci ha scritto: mi permetto di contestare i contestatori. Una contestazione dovrebbe avere come scopo quella di ottenere impegno, di poter vedere una bella partita, coronata magari della vittoria. Allora, che senso ha fischiare chi si impegna, offre tutto sommato uno spettacolo decente e vince? Gli striscioni posti in curva ed in gradinata danno la misura del livello intellettivo di qualcuno. Come ho sempre fatto, forza ragazzi, sarò sempre con voi. Forza Robur. A Paolo possiamo dire che... Non sono io il Paolo, io mi sento totalmente... No, abbiamo fatto il cellulare. Tante volte mi hanno mandato messaggi. A Paolo possiamo dire che sono gli stessi giocatori che però non si erano impegnati assolutamente, per esempio a Foggia, insomma, perdendo 6-1, quindi è chiaro che poi insomma, le conseguenze sono anche queste, poi ognuno la può pensare come vuole, certamente. Poi Filippo ci fa notare che nel grigiore più totale sembra incredibile, ma a parità di partite con il girone di andata abbiamo un punto in più. E questa è un'analisi su andata e ritorno. Allora, se ce n'è un altro breve. Ultimo velocissimo al volo, questo è Massimo che ci dice: che ne pensate? Quindi dopo ieri è lecito pensare male. Questo è un messaggio un po' in codice di Massimo, ci riflettiamo in questa pausa pubblicitaria e poi torniamo di nuovo insieme con Calcio Spettacolo. Bentornati, seconda parte di Calcio Spettacolo, abbiamo analizzato insomma parzialmente poi la vittoria di ieri contro il Pontedera, continuiamo a farlo, ma chiaramente gli argomenti sono molti, anche perché Rebecca, ci arrivano anche come sempre molti stimoli da parte dei nostri telespettatori.
Massimiliano, ad esempio, ha risposto all'SMS di Paolo, che ci è arrivato poco fa, e dice direttamente a Paolo: lei era a Foggia? Se era a Foggia si vergogni, ma sentendo le sue parole non c'era. Chi ha contestato e si è fatto 1400 km andata e ritorno da Foggia ha diritto di farlo o da richiedere forse il permesso a lei? Questo è Massimiliano dunque che ha risposto a Paolo, e poi ne leggiamo anche un altro. Sì, e poi c'è il messaggio di Luca, che specifica: non basta una vittoria con un gioco mediocre per rappacificare il tutto, la medicina è tanto sudore fino alla fine. E questo è sicuramente, poi insomma, è arrivata la conferma anche da parte dell'atteggiamento del pubblico, che insomma a questo punto si aspetta perlomeno anche con la Lupa Roma un atteggiamento positivo da parte della squadra. Allora, parliamo di società, dobbiamo capire cosa sta succedendo, non so se è facile capirlo anche da questa trasmissione. Luigi, innanzitutto come possiamo definire questo momento che sta attraversando la società? Perché abbiamo detto un po', insomma, nelle scorse trasmissioni, è un po' una fase inusuale per una società, ovvero un cambio a stagione in corso, ma che effettivamente si deve concretizzare nei fatti, ovvero la gestione tecnica è in mano ad Antonio Ponte, ma sappiamo che Anna Durio poi, insomma, prenderà la maggioranza. Ecco, come lo possiamo definire questo momento? Allora, intanto vorrei fare una premessa. Io sono qua e vi ringrazio dell'invito come socio senese di minoranza. Certo. E parlo a titolo personale. Siccome all'interno siamo rimasti 12 come soci, diciamo, senesi. E questo è giusto specificarlo, perché erano usciti 12, anche numeri diversi. Sì, sì, era stato comunicato 8, siamo 12. Ora, per quanto mi riguarda, ripeto, io ho delle mie idee, delle mie sensazioni, anche delle mie lamentele, no? Come ho detto anche in altre occasioni, chiaramente come non sono qui come socio, diciamo, di riferimento del gruppo dei soci di minoranza, in quanto al nostro interno ognuno di noi ha una posizione, sebbene condivisa, perché chiaramente ci sono delle pecche che abbiamo subito chiaramente in questo periodo, ma che comunque ognuno di noi ha innanzitutto, diciamo, anche degli interessi diversi, perché di fatto anche a livello di quote, perché c'è chi ha investito dei denari importanti, c'è chi invece di denari ha investito la propria disponibilità, la faccia, come si suol dire, per cui ognuno di noi si è sentito di partecipare a questa avventura in maniera strettamente personale. Certo. O con la sua azienda o con la sua professionalità, e quindi l'intento era quello di, quando sono stato contattato a suo tempo, io ho pensato molto prima di accettare l'ingresso, anche perché con una quota talmente minimale, con poco potere decisionale, nessun, diciamo la verità, non c'è potere decisionale se non all'assemblea, diciamo, del bilancio e quant'altro, cercando di capire se effettivamente, però insomma, da che mondo è mondo, anche i bilanci vengono fatti in tanti modi, no? Per cui di fatto, non voglio dire in questo caso, ma in generale quando arriva, diciamo, una relazione sui bilanci o sulle entrate, sulle uscite, poi si può far ben poco, perché anche perché nella società di calcio, ricordiamo, le entrate non sono certe, nel senso, si fa una previsione ad inizio anno, poi può arrivare uno sponsor, può arrivare un introito. Sì, ora noi abbiamo un po' esagerato, ma insomma questo è un altro punto. Sì. Comunque, di fatto, ecco, ci tenevo a precisare questo, perché di fatto io sono qua in veste di socio senese di minoranza a titolo personale. Ecco, questo ci tengo a dirlo, perché nei vari incontri che abbiamo fatto ci siamo confrontati, ripeto, c'è una condivisione di percorso nel bene, nel senso che non vengono meno, diciamo, gli intendimenti per i quali siamo entrati tutti, cioè quello di dare una presenza all'interno della società, di una piccola, media, grande fetta di Siena, dove si sperava, magari dando il buon esempio, dando, diciamo, questo piccolo contributo che stiamo dando, magari essere seguiti da altri.
Diciamo che per certi versi c'è stato anche uno stop dovuto forse all'idea nostra era quella di allargare un po', ne abbiamo parlato in tante occasioni, di fare questo azionariato popolare, di vedere in qualche modo, no, di tutelare se non al 100%, ma comunque con questi svariati cambiamenti che ci sono stati non solo nella storia della Robur, del Siena, ma anche nelle altre città, nelle altre squadre, certo. Vedi la Carrarese, vedi altri, che praticamente entrano gli imprenditori, vedono se gli torna comodo fare un percorso o farne un altro e poi chiaramente abbandonano tutto e se ne vanno. Ora è chiaro, chi ha delle attività come noi o ha una professione e chiaramente non può permettersi il lusso di buttare la faccia o di abbandonare diciamo la barca a mezzo guado, è chiaro che poi è l'imponderabile, è chiaro che non è che si può dire che si affonda con la nave, però in qualche modo è un po' diverso, no? L'intendimento nostro è quello, era stato quello di non lucrare, di non è che prendendo la quota della Robur poi l'idea è quella poi di essere menzionato in borsa o di fare la scalata, certo. Era proprio per dare un po' una svegliata a chi poteva ma non voleva o per timidezza o per tanti aspetti, magari facendo un po' l'apristrada, l'apripista, magari questo era l'intendimento. Poi strada facendo la situazione appunto è un po' cambiata, perché di fatto la nostra presenza all'inizio è stata accettata, anche perché voglio dire, è vero che noi abbiamo, i più di noi abbiamo acquistato le quote da Pietro Mele, ma è anche vero, e questo qualcuno non l'ha gradito, ma è anche vero che quando io ho acquistato la mia piccola quota sono passato dal consiglio d'amministrazione, certo. Dove c'era un direttore generale, dove c'erano allora c'erano ancora degli amministratori, per cui voglio dire, è stata fatta una selezione. Se io non fossi stato gradito o se questo sistema non fosse stato accettato anche allora dal socio di maggioranza, poteva esserci una porta chiusa. C'era la porta chiusa. Allora dico, perché prima andava bene e da come in qualche modo, parlo sempre a titolo personale, siamo o sono stato in qualche modo scansato, comunque non sono stato coinvolto. Allora, io capisco la riservatezza da parte del Presidente nel vendere le sue quote e nel fare un percorso di trattative segreto, perché credo sia, indubbiamente sia da rispettare, perché quando uno vende una cosa propria, certo. Non è. Però poi c'è anche un limite a tutto, perché quando si arriva a un discorso di definizione non si può apprendere dall'esterno, va bene, o dalla stampa o dai tifosi, perché sono circolati dei bonifici, ci sono delle prove dove noi praticamente non siamo stati coinvolti. A quel punto lì noi non gli davamo noia alla trattativa, perché di fatto era già avvenuta. Allora dico, non dico che dovevamo essere al corrente o dovevamo partecipare alla trattativa, ma in qualche modo siamo stati completamente ignorati. Ora, da che mondo è mondo, anche se uno è in quota di minoranza, ma deve essere comunque coinvolto nel finale, ripeto, non dico durante la trattativa, ma nel finale sì. Esserne a conoscenza. Allora, la lamentela grossa, ripeto, da parte mia, poi ognuno dei soci dirà la propria, e questo è un invito proprio a parlare, perché oggi abbiamo il timore, no, di parlare troppo, che la stampa e la televisione possa un po' distorgere i messaggi. Però voglio dire, non è che oggi fare un'analisi della situazione a posteriori, voglio dire, credo sia legittimo, no? Se qualcuno non, certo, si sente diciamo
compreso. Allora, si parla di rispetto, io non mi sento rispettato. Oggi si parla, no? Tutti chiedono rispetto, ma noi siamo stati rispettati. Non ci hanno informato, non siamo stati né dalla nuova, tantomeno dalla vecchia proprietà. Perché anche qui c'è un altro passaggio. Certo, no? Ecco, allora, interrompiamo un attimo questo ragionamento, esatto, perché è giusto, però insomma facciamo un passo superiore successivamente. Intanto ci ascoltiamo cosa ha dichiarato il presidente Antonio Ponte ieri in conferenza stampa e poi torniamo in studio. Credo che posso dire che ha prevalso la ragione, ha prevalso la tranquillità, ha prevalso il fatto di stare calmi e non prendere decisioni che non erano da prendere. Credo che ringrazio i ragazzi, ringrazio il mister di aver reagito sul campo a questo tipo di contestazione. Che in parte probabilmente è servita anche questa, no? Perché delle volte ci vuole forse qualche spinta forte, no? Finché è fatta in un certo modo. Quella che non condivido è la parte di una certa parte di tifosi che è inaccettabile, dico solo questa parola qui, che qui a Siena si devono rendere conto, e io l'ho vissuto in prima persona nel 99-2000, dove era il Siena e che cosa è successo da allora e come è successo. Io l'ho vissuto in un modo abbastanza personale tutto quello che è successo, e credo che non mi meriti, appunto, poi quando si va sul personale, no? questa storia che si va su una persona è assurda, è inaccettabile. No, la situazione non è che qui parliamo di una fetta di tifosi, una piccola fetta di tifosi che ha questo tipo di atteggiamento. Credo che alla fine tutti vogliono vincere, tutti vogliono partecipare a qualcosa di vittorioso, ma non è semplice, non è facile. E vi ho sempre detto, e porto l'esempio, l'ho già detto 2 o 3 volte, l'esempio di Maceratese. A Macerata è stato possibile fare esattamente quello che volevo fare. A Macerata, con la tranquillità che c'è in quella città e con gli attacchi appunto continui e così via, è stato possibile ricominciare da zero, ripartendo da zero, sono saliti come noi, no, dalla Serie D, hanno rifatto la squadra completamente, hanno avuto la fortuna che noi non abbiamo avuto già dall'inizio, no? Abbiamo dovuto purtroppo aggiustare durante il cammino, e quando si cerca di aggiustare durante il cammino è molto molto difficile poi riuscirci per tutta la stagione. Quindi alla fine io credo di aver dimostrato una grande passione, una grande voglia di fare e una grande voglia di vincere, che purtroppo non ci sono riuscito, quindi è sempre si sia già dimenticato la cosa più importante che siamo riusciti a fare, cioè alla fine questo passaggio, che non era semplice trovare una persona altrettanto appassionata, altrettanto vogliosa di fare a Siena, non era una situazione semplice. Si è già dimenticato quello che è stato fatto, sembra già come se fosse una cosa semplice, una cosa quasi dovuta, ma invece è stata una cosa difficilissima, questo trovare la persona giusta stava diventando quasi impossibile e mi stava mettendo in difficoltà, quindi... grazie a Dio sono riuscito a vendere parzialmente, e quindi è stato come credo che mi pare che alcuni non hanno ancora capito questa storia, che i soldi sono dell'Adurio. L'Adurio ha comprato qualcosa, per non è che è stato appunto adesso qui ci sono soldi di qualcun altro. Per poter ambire a quello che ambisce doveva fare un inizio che è stato fatto, ma non c'è stata ancora la conclusione, per appunto motivi che vi ho detto abbastanza complessi, e ci sarà, spero molto presto, ma che si continui a parlare come appunto se fosse fatto una non so che tipo di operazione, mi pare che la stragrande maggioranza dei tifosi non l'ha ancora capita.
Queste le parole del presidente Antonio Conte. Sinceramente non l'ho capita nemmeno io alla fine questa operazione com'è, perché secondo il mio punto di vista, insomma, basterebbe dire Anna Dura è già entrata in società, sì, con quanta percentuale? Forse sarebbe più chiaro per tutti, anche in riferimento al momento che stiamo attraversando. Questo è il mio parere personale, perché, come detto, non è semplice capire effettivamente anche chi ha in mano la società da un punto di vista anche effettivamente di gestione quotidiana in questo momento. Sappiamo che la figura di Alessandra Amato come direttore generale è stata inserita proprio da Anna Durio per gestire questa fase di transizione. Ma se si parla effettivamente di Anna Durio, che ha già fatto un investimento, e sappiamo, perché lo ha detto anche dalle sue parole, se effettivamente viene chiarito in che modo, in che senso, forse evitiamo anche tanti discorsi a vanvera eventualmente. Allora, leggiamo altri messaggi, Rebecca. Sì, questo è l'SMS di Michele B, cane sciolto curva robur, così si è firmato in maniera completa, firma estesa. Al signor Ponte è stata chiesta chiarezza in tutto e questa non c'è stata, anzi, silenzio assoluto. Poi, in merito a quello che ha detto ieri in conferenza stampa, vorrei ricordare che abbiamo richiesto 2 incontri con lui, che non ci ha mai dato. Cosa ha fatto per cercare di avere dei rapporti? È venuto piuttosto a fare il ruffiano. E poi ci scrive anche, rispondendo a quanto stavamo dicendo prima in studio, glielo dico io, signor Fumi, perché è stato scansato, perché lei è un senese, a buon intenditor, io la rispetto. E infine scrive, PS, saluto Paolino e gli dico, oggi non ho preso niente a pesca. Giornata storta, iniziamo male la settimana. Allora, questo era il messaggio di Michele, vai, proseguiamo, sì, almeno smaltiamo un po' di messaggi. Questo SMS che vi sto per leggere ce lo scrive Mario. Riferendosi alle contestazioni scrive, ma di che cosa si lamentano Carboni e Ponte? Piuttosto, sentite le dichiarazioni di Ponte, temo che il presidente si stia preparando ad addossare ai tifosi un possibile nulla di fatto a giugno con la Durio, ci mancherebbe anche questa. E infine l'ultimo, che di uno spettatore che non si firma, dite a Ponte che a Macerata non hanno smantellato la squadra a gennaio. Questo è un punto sicuramente importante di questo ragionamento. Allora, prima di tornare a sentire anche Luigi, Francesco, come valuti, insomma, questa situazione, queste nuove dichiarazioni, questo evolversi di prese di posizione? Ma senti, secondo me non è che Ponte abbia detto molto di più. Se lui prende le voci che circolano come si dice, malpensanti per nascita, sbaglia. Io ritengo che le cose dette in chiaro non possono generare mai fraintesi. Noi anche nel corso di varie puntate siamo stati un po' costretti a immaginare cosa era successo, e che lui parta per ricordare a tutti noi che nel 99-2000 che cosa è successo è perfettamente inutile, no? Se voi partiamo anche dall'epoca del povero Beneforti, chi è stato alla guida del Siena, ai vertici, ha dato qualcosa, chi più, chi meno. Però qualcuno ha tolto, pochi hanno dato. Ma al di là di questo, l'assenza di chiarezza, ma non solo sul passaggio delle quote societarie, perché che la Durio fosse interessata a venire a Siena acquisendo parte della società, gran parte, piccola parte, eccetera, io personalmente non l'ho mai messo in dubbio, perché per quanto mi è dato sapere, è una famiglia, sono persone interessate. Certo. Anche a Siena, anche a questa comunità, perché Siena ha un certo appeal che non è solo il ricordo degli anni in Serie A e tutto quello che c'è stato, ma Siena è Siena da molto tempo, no? Quindi non mi fa meraviglia che ci siano delle persone, che rare è, che comunque vengano volentieri, no, a sopportare le fatiche di una gestione. Il fatto è che il passaggio e lo spoggettamento dell'anno, no, con un bilancio che è stato chiuso in maniera deficitaria, e io dico, da buon ragioniere si fa un previsionale e poi si fa il consuntivo, no? Allora,
Io mi ricordo sempre che quando si sforava troppo e volavano i nocchini, no? Cioè c'è un'assunzione di responsabilità. Allora, questa squadra costruita d'estate, siamo arrivati a dire che era una squadra che arrivava tranquillamente a giocarsi i playoff. Ma dove? Ma dove? Allora, o si fa un'altra considerazione, vale a dire, nonostante non fosse una squadra quadrata e avesse delle carenze che potevi colmare tu nel mercato di gennaio, facendo cosa? Gli scambi, dando via i doppioni o giocatori che non ti servivano e prendendo ciò che ti mancava. L'operazione questa non è stata fatta, ma non gli assomiglia nemmeno da lontano a ciò che invece è stato fatto. Io penso che la scelta dei giocatori sia passata da un vaglio di persone che hanno qualità tecniche, chiamiamole in questo modo, che hanno sbagliato. È inutile che a me portino dei bravi ragazzi, dei giocatori che hanno voglia di mettersi in mostra, ma quando vanno in campo si fanno mangiare vivi dall'avversario. Non mi qualifica niente. La squadra si fa in un altro modo. Certo. Tanto più che è stato confermato che sono andati via giocatori che avevano i contratti più onerosi. Allora, quando si firma un contratto, ci si scrivono le cifre, quindi si doveva sapere che a dicembre dovevi sborsare una cifra e che alla fine dell'anno, fra ingaggi e stipendi, vai a spendere quella cifra, quel tanto. Non può restare indietro il pagamento di chi ti zappa il campo oppure di chi ti lava le maglie. Perché no? Sono spese certe. Esattamente, quindi tutte queste cose mettono in una condizione di pensare male, no? O comunque sono, come si dice, l'esempio della semplificazione dei problemi, ma ingenuamente lo fai, no? Che poi sono i motivi per cui ti tiri addosso una valanga di critiche. Certo. Io da tempo ho abbandonato il discorso, il playoff, si vince il campionato, lasciamolo perdere. Il Siena torna nei professionisti dopo un anno penoso, anche se glorioso, di Serie D, c'è da ricominciare tutto. Io mi aspetto che si mettano le basi per una società che non deve finire né quest'anno, né il prossimo anno, né fra due anni, né fra tre anni, che riesca a crescere, a consolidarsi, riportando a galla quelle che sono state le qualità che il Siena aveva messo in campo negli anni, ahimè, trascorsi. Certo. E parlo di una struttura che funziona, gente qualificata nei ranghi, settore giovanile, impianti sportivi e quanto altro da una vita si sta dicendo. Dico, purtroppo Ponte non solo non ha detto niente, ma quel poco che ha detto l'ha spiegato male. Se poi ci metti anche l'espressione dell'amico Luigi qui, e io li so nel cuore, immagino anche il disagio di partecipare al consiglio d'amministrazione dove ti raccontano che Cristo è morto dal sonno e poi vieni a sapere, no, che c'è la conclusione di un atto come questo di cessione di parte della società, e lo sai da chi? Dal giornalista oppure lo leggi sul quotidiano locale? Non va bene assolutamente. Quindi venendo meno e rinnegando quello che era stato uno spirito condiviso. Io i rimproveri che posso fare a Ponte sono questi, ma lui non mi può mettere nel piatto che l'anno scorso ci ha rifatto vincere il campionato, che nel 99-2000 riera comunque dentro la società. Quello ormai fa parte della storia, i fatti certo. Sono fatti. Noi bisogna guardare, quello ormai l'abbiamo certificato, poi guardare il futuro. C'è un presente, c'è un futuro. C'è da arrivare alla fine del campionato, certo. Anzi c'è da arrivare a giugno e pensare come fare bene il prossimo campionato. Ma bene non intendo vincerlo, magari. Organizzarlo nel migliore modo. Organizzarlo nella maniera giusta. Paolo, come la pensi su questi argomenti? Intanto, ora, giusto per precisare, nel 99-2000 non è che poi Ponte andò via da Siena, come si dice, sacrificato. Ecco, penso andò via da Siena, abbastanza bene. Comunque, detto questo, poi io, per carità, i meriti di Ponte fino a un certo punto li riconosco, a mio modestissimo parere personale, dalla fine dello scorso campionato, che secondo me ha compiuto una sequela di errori uno dietro l'altro. Il primo, sbaglierò sulla parte tecnica, è stata smantellata una squadra che aveva vinto un campionato dove, secondo me, bastava
qualche innesto, quantomeno tenere una base di intelaiatura di squadra, secondo me ci sarebbe spesso anche meno, invece che stravolgere tutto. Ha voluto cambiare tutto, spendendo, forse non rendendosi conto che stava spendendo troppo, tant'è che poi a gennaio, come abbiamo visto, ha dovuto rifare un'altra volta la squadra. E poi a me, da semplice tifoso, devo dirlo, non mi è piaciuto il discorso comunicazione. Io per un anno ho letto sempre le stesse cose dicendo: ho 20 cordate pronti, di cui 3-4 serissime, settimana prossima faccio l'annuncio del socio forte, la settimana prossima, ho letto sempre la stessa cosa. Alla fine, da una parte, meno male che è capitata a Nadurio da Rapallo, che perlomeno con questo versamento, almeno a oggi, la società è stata messa in sicurezza. Poi dovrà essere valutato, superato, questo è un altro discorso. Però ecco, quindi, quando c'è stato da applaudirlo, da rendergli meriti, li sono stati resi. Quando oggettivamente c'è da criticarlo, si critica, ritorna al discorso che ho fatto prima. Una persona che fa un presidente deve essere anche pronto a subire delle critiche senza, come posso dire, dimostrarsi come lesa maestà, come se fosse stata chissà che cosa, per insomma qualche coro che non ha mai ucciso nessuno. Allora, poi andiamo a sentire anche Luigi. Intanto facciamo il punto su questa giornata di campionato, come ci fa di consueto il nostro Giulio Valenti, le Valenti Note, pausa e poi torniamo di nuovo insieme con Calcio Spettacolo. Potrebbe essere stato uno snodo fondamentale il 26esimo turno del campionato di Lega Pro Girone B, infatti ha del clamoroso il risultato dello stadio Mazza. La Lepre SPAL viene travolta per 1-4 in casa dalla straripante Maceratese. Nel primo tempo a buon aiuto risponde il consueto gol di Cellini, ma poi arriva una sontuosa ripresa della formazione di Bucchi, che realizza ben 3 reti, con Coco all'ottavo centro in campionato, con Foglia al quinto, il quarto addirittura consecutivo, e poi buon aiuto nuovamente, non a perla in questa stagione. La SPAL interrompe una serie utile di 13 risultati consecutivi, la terza sconfitta complessiva in campionato, battuta sia all'andata che al ritorno da una Maceratese che adesso è terza in maniera forte e fa l'occhiolino al secondo posto, 5 successi nelle ultime 7 giornate per la Rata. Il Pisa ringrazia, ne approfitta ed ora accorcia a meno 4 dalla vetta. La formazione di Gattuso centra la quarta vittoria interna di fila contro il fanalino di coda Savona, 2-0 ancora nel segno De Eusepi, che realizza una doppietta. La formazione ligure a meno 6 dalla salvezza diretta, non vince da 6 giornate. Tra l'altro la società, per dare una scossa, solleva dall'incarico l'allenatore Riolfo, al suo posto viene chiamato il tecnico ex lumezzane Maurizio Braghin. Buona la prima di Galderisi sulla panchina della Lucchese, le Pantere tornano al successo dopo 6 turni e piegano per 2-0 il Rimini. Torna al gol anche Pozzebonna, la sesta marcatura stagionale. Al quarto posto resta stabile l'Ancona, i Dori ci allungano la serie di partite senza perdere a 8, il gruppo di Cornacchini però vede allontanarsi le altre due quarte degli altri due gironi, l'Arezzo ritocca il record di pareggi, sono ben 14 di cui 10 fuori casa, finisce 0-0 al Del Conero. Stesso risultato fra il Teramo e la Carrarese, ma è un punto per i toscani che assume maggior risalto perché poche ore prima è stata pronunciata la sentenza di fallimento, il club dopo 108 anni di storia muore, viene nominato il curatore fallimentare e consentito l'esercizio provvisorio fino al termine del campionato. Ed infine tanto di cappello al Sant'Arcangelo, il club romagnolo senza la penalizzazione volerebbe in classifica, sarebbe a quota 34 punti, la formazione di Lamberto Zauli ha perso una sola volta nelle ultime 8 giornate, supera 2-0 l'Aquila e si rilancia in ottica salvezza. Allora, ultima parte di Calcio Spettacolo, naturalmente noi continuiamo anche a parlare durante la pausa perché insomma l'argomento ci prende, che riguarda anche l'attualità della Robur. Allora Luigi, torniamo a parlare di questi aspetti societari perché insomma noi abbiamo anche contattato come redazione anche alcuni degli altri soci senesi che preferiscono in questo momento non parlare, ma ci hanno riferito che soprattutto sono in attesa di una risposta sia da parte di Antonio Ponte che da parte di Anna Durio per un incontro per insomma essere anche informati effettivamente sulla realtà dei fatti. È questo il prossimo step effettivamente da fare? Ma io guarderei al futuro, per cui sicuramente l'incontro
con la nuova proprietà quando si insedierà, o meglio prima, io credo sia doveroso per rispetto e anche per considerazione di chi in qualche modo ha accompagnato nel male questa avventura, perché non ci dimentichiamo, vorrei fare una puntualizzazione, tanto sono cose ufficiali. Noi come soci senesi siamo rimasti in 12, eravamo 16, 15, 16 diciamo, con i romani. Quelli che si sono defilati purtroppo non è che si sono defilati perché non amavano più il Siena, la Robur, o perché non credevano più in questo progetto, perché chiaramente dovendo ripianare, tutti noi li abbiamo persi, però in qualche modo chi ha creduto nel progetto, ha creduto in questa dirigenza, diciamo, e quant'altro, ha investito dei soldi importanti, si è trovato poi con questo, diciamo, questo sbilancio, chiamiamolo, no? A dover fare una scelta, rimanere e dover mettere nuova finanza, come abbiamo fatto noi, e chi aveva, diciamo, investito, comunque aveva messo a disposizione dei denari una cifra importante, non si è sentita di rimettere ulteriormente. Anche in questo passaggio, a mio avviso, è mancata un po' di delicatezza, perché dico, è vero che il socio di maggioranza ha diritto a trattare le sue quote come vuole, ma dopo, cioè usciti da uno sbilancio e da delle perdite catastrofiche, da soldi spesi molto molto più, diciamo, di quelli preventivati, io credo che comunque un minimo, diciamo, di rendicontazione ai soci, anche di minoranza, doveva essere fatto. Perché, voglio dire, qui siamo di fronte a un presidente e a un consiglio d'amministrazione, con all'interno un direttore generale e tutti gli altri componenti. Non c'è un amministratore unico che fa e disfa come vuole. Allora dico, con tutto il rispetto della passione che ci ha messo Antonio Ponte, perché c'è da riconoscergli che lui ha operato con entusiasmo, anche con troppa dedizione. Certo. Lui ha vissuto a Siena, io lo posso dire in prima persona, perché io sono stato vicino a lui per diversi mesi e ho visto quello che cercava di fare, l'impegno che ci ha messo. Però questo non vuol dire che poi alla fine i risultati vengano sempre comunque per l'impegno che uno mette. Ci sono tanti altri aspetti, diciamo, paralleli. Quindi ecco, questo per dire che cosa? Che oltre al dispiacere di quello che è successo, all'amarezza diciamo di non essere interpellati e quant'altro, c'è anche l'amarezza di aver messo comunque dei soldi veri, perché abbiamo messo dei soldi veri e sono stati azzerati. Abbiamo dovuto l'altra settimana mettere nuova finanza per rimanere. E quindi, voglio dire, non mi sembra che siamo stati trattati con i guanti. E questo, il dispiacere più grosso è che di fatto che uno abbia messo 1000 euro o 100.000 euro è un modo, è un rispetto, no? Si parla di rispetto, come dicevo prima, mi sembra che non siamo stati rispettati. Allora, andiamo avanti con altri messaggi. L'SMS di un Marco, tifoso della Cararese col dente avvelenato, anche lui si firma così, e ci dice: Ponte è rimasto lo stesso di Carrara, credetemi, purtroppo non si capisce quando parla, ma non si capisce proprio niente. E un altro problema che viene, di cui Ponte viene accusato, è quello di essere permaloso, questo ce lo scrive David. E poi Massimo ci chiede, scusate se disturbo ancora, ma con tutte queste questi discorsi io non ci capisco più niente. Ma la cessione della Robur allora è fatta o potrebbe saltare ancora? Luigi, non so se hai dei chiarimenti che ci puoi fornire su questo, non lo so. Questo è un grande dilemma di fatto, perché comunque oggi quello che si legge, quello che viene detto, il giorno dopo viene completamente ribaltato. Per cui io capisco, c'è un'esigenza oggi di sapere quale sarà il futuro
non tanto dei soci, noi abbiamo ricapitalizzato, anche se la nostra quota è scesa in maniera vertiginosa, però siamo ancora dentro per dimostrare che non abbiamo giocato, non abbiamo, siamo presenti e non si molla, perché questo qualcuno se l'augurava. Cioè, vorrei aggiungere questo nel discorso di prima, che al di là del danno c'è anche la beffa, perché di fatto, secondo me, questa latitanza voleva portare a un disamoramento, e per alcuni c'è stato, da parte dei soci di minoranza, proprio per essere azzerati, e forse qualcuno ne avrebbe potuto anche trarre dei vantaggi. Questo è il conquibus, ecco perché io agli altri soci nei confronti dico sempre: per me benissimo un incontro con Ponte al bar a prendere un caffè, se vogliamo parlare del tempo o di altre cose. Io non ci parlo più della Robur, in quanto io oggi aspetto l'insediamento della nuova proprietà, quando ci sarà, se ci sarà, se poi, come dice lui, siamo a mezzo guado, può darsi anche si ritorni indietro, questo io non lo posso sapere. Può darsi che sia un qualcosa di vantaggioso. Diciamo che le parole di Anna Durio, ma anche del figlio Federico Trani, insomma, fanno pensare al fatto che forse, Paolo, siamo più in là del mezzo guado. Perché, insomma, se siamo a mezzo guado e si parla di cifre, potrebbe dire che ha un valore di 4 milioni di euro. No, vabbè, c'è un credo, io quello che so, c'è un preliminare, e a giugno, insomma, risulta che dovrà essere fatto il definitivo. Credo che la fetta decisamente più importante sia già stata versata, e è stata versata prima proprio perché c'era, mi risulta, una situazione non florida all'interno della società per mettere in sicurezza, per pagare i giocatori, i dipendenti e quant'altro. Dovranno essere fatti, presumo, degli aggiustamenti alla sottoscrizione del definitivo, ma insomma i fatti sarebbero questi. Poi se ci sono dei gravissimi adempimenti da parte di una parte, scusate il gioco di parole, dell'altra, ma insomma direi di no. Ecco, io la strada non, è tracciata, insomma. Direi di sì, insomma, io non verserei così 2 milioni di euro senza, come posso dire, arrivare alla conclusione, ecco. Certo. Allora, ci ascoltiamo intanto, tornando un po' anche al campo, il pensiero di Eros Pellegrini, che sicuramente, insomma, ha dato un contributo importante nella sfida di ieri. Sentiamo, ecco, anche il suo punto della situazione. Comincio la partita, è una partita che volevamo vincere, abbiamo messo cattiveria, rabbia, tutto quello che avevamo per reagire dopo le brutte sconfitte subite. Credo ci sia poco da dire, nel senso che è una partita che dovevamo vincere, ripeto. Altre cose non ce ne sono, lavoriamo tutti i giorni per cercare di, partita dopo partita, migliorarci sempre. Scivoloni capitano, i motivi li cerchiamo in settimana, parlando e guardandoci tutti negli occhi. Poi ripeto, ora abbiamo un'altra partita, una possibilità per continuare a rispecchiare la cattiveria messa oggi. Altre cose non ce ne sono. I motivi onestamente non li so. Sono capitate, molte volte abbiamo fatto due vittorie consecutive, poi la terza abbiamo fatto una partita scialba, ma vinciamo tutti, perdiamo tutti, ripeto, siamo un gruppo unito. Anche se spesso fuori si dice il contrario, ripeto, siamo un gruppo unito, quando vinciamo, vinciamo tutti, quando perdiamo, perdiamo tutti, mister, staff, giocatori, chi gioca e chi non gioca. Non c'è una motivazione sinceramente che posso darti in questo momento. Mi aspetto di affrontare ogni partita con la massima cattiveria, con la massima voglia di vincere, come c'è stata oggi, perché credo che se in campo si vincono i duelli personali, se le seconde palle si recuperano rispetto all'avversario in maniera più cattiva, se si ha voglia di vincere, questa squadra non ha problemi. Quindi mi aspetto un'altra gara come questa, di cattiveria, di fame, voglia di riscatto soprattutto. Questa squadra
non rispecchi la classifica che ha. Credo che meriti dei punti in più. Però i risultati sono stati questi, quindi ora siamo lì. Mancano 9 partite, mi sembra. 9 partite alla morte, poi alla fine si tirano le somme. E questo dunque il punto di Eros Pellegrini che parla di queste 9 partite, anche perché Francesco, insomma, dobbiamo pensare a come ci arriviamo a giugno, no? Anche da un punto di vista effettivamente della squadra. Non so poche, 9 partite. Devo dire 27 punti in palio. A parte i 27 la traduzione in classifica, io mi preoccupo più di recuperare, come si dice, quella forma di amore e sostegno che deve vivere nel rapporto fra tifoseria e giocatori. Il primo SMS che è stato letto dice: mi aspetto ora 3 o 4 prestazioni come quella di ieri. No, io me ne aspetto 9, perché io accetto anche la sconfitta, anche per sfortuna, se mi fai la prestazione, se ti impegni sempre. Ora, Pellegrini, io condivido quello che ha detto, probabilmente traspare, no? Anche da quanto affermano i giocatori nel corso delle interviste, ma anche se ne incontri per strada e ti ci fermi a parlare, la voglia di fare bene. È che a volte è capitato che non riescono a suonare lo strumento nella maniera dovuta. Ma te sa bene, se sono in un'orchestra non puoi andare con lo strumento scordato. E come dicevo, a volte si gioca in 10 perché magari uno non ti fornisce il minimo contributo, altre volte fai buchi come il reparto, altre volte fai prestazione collettiva scarsa, quindi è difficilmente individuabile. Se ci fosse un'unica motivazione, sono più le motivazioni. Fatto è, come diceva anche Carlo prima, il fatto è che questa è una squadra che non ha una identità, non puoi contare sul famoso asse stabile che è portiere, centrale, centrocampista e punta, che ti garantisce una costruzione armonica di una formazione che poi può avere anche più varianti, ma comunque il riferimento. Noi quello che ci manca di più, torno a ripeterlo fino alla noia, è il centrocampo. Senza il centrocampo non si va da nessuna parte. Poi te puoi giocare anche con 2 punte, no? Però ora io a Mastro Muzio li voglio bene, ma il gol che ha fatto ieri lo facevo anch'io, se ero lì, cioè si faceva tutti. Però io preferisco, se si va a parlare di formazioni, giocare anche con la punta Mastro Nunzio. Vuol dire, se non regge 90 minuti si leva dopo 70, se no viene meno la considerazione che faceva anche il mister Carboni prima, dice: io do la possibilità a tutti di giocare. C'ha i giocatori più giovani, bene, Yanga ha giocato mi sembra 6 o 7 partite di fila titolare, sì, in campionato. Anche ieri, diversi, sì, ieri è entrato a partita in corso. Domenica credo che giochi perché sono squalificato Cori. Bene, ma non c'è mica niente di male, né deve rappresentare una bocciatura. Certo. No? Si dice: sono giovani, bene, facciamoli crescere anche facendo. Tra l'altro a Foggia, se polenti. Ci pensiamo, è l'unico forse che si è salvato, perché quando entrò, insomma, per lui dette qualcosa. Ti no? dico, no, ma i tentativi si sono visti, per esempio ieri Torelli, per lo spezzone di partita giocata, è stato molto positivo, perché ha vivacizzato, si è picchiato parecchio con il centrocampista che doveva seguire, ha coperto le avanzate di quel giocatore di colore che è stato Sane. Di Sane, che è stato il cliente più scomodo, perché quello è schierato terzino, ma ha, come si dice, nelle corde l'attività di propulsione, di certo. spingersi avanti. Quando Pellegrini è dovuto arretrare per ricomporre una linea difensiva a 4, perché le sostituzioni di Indiani erano tutte indirizzate a mettere più gente in prossimità dell'area, è ovvio, Torelli ti ha fatto comodo, però l'ha suonato e ha portato la croce, nel senso che ha difeso e poi è andato anche, ha cercato di concludere. Certo. Non ci è riuscito, pazienza, però ci è andato. Allora dico, se... E quando Torelli viene schierato titolare, a volte li ho visto fare delle prestazioni incolori, no? Ieri ha offerto
una buona prestazione giocando 20 minuti. Non mi scandalizza tutto questo, no? Però è difficile anche per Gamboni indovinare chi... La giornata adatta per un giocatore, insomma. A meno che la maglia titolare sia troppo pesante, certo, oppure si dica, ma giocare a Siena pesa. Domenica non doveva pesare perché l'aspettativa era, ora voglio vedere come giocheranno questa partita, per cui... Allora, continuiamo con altri messaggi, Rebecca. Sì, e vorrei anche scusarmi con gli spettatori se qualche messaggio è rimasto indietro, perché vedo che stasera sono estremamente partecipi delle nostre discussioni. E ci fa molto piacere. Vi leggo dunque il messaggio di Federico, che dice: proprio perché hanno dimostrato di poter essere una buona squadra, non dovevano fare quelle prestazioni squallide che ci hanno fatto abbandonare ogni speranza. Senza speranza e convinzione, infatti, non si vince. E questo è sicuramente un dato di fatto, insomma. Poi questo invece è l'SMS di Rob, che ci scrive: è vero che Ponte ha fatto il tifoso, però inizialmente la squadra non era male. Non conosco la Durio, però voglio vedere se faremo gli stessi punti con Morgia. Se si guarda la classifica, non siamo messi così male. Carboni non ha considerato Ficagna e Mastronunzio, che sono i due giocatori che hanno giocato ieri. Su Morgia forse è un po' prematuro, uno, pensare che possa essere allenatore, e due, pensare insomma a, forse a dei paragoni su quello che potrà essere anche il prossimo campionato, insomma, mi permetto di dirlo. Poi e poi c'è il messaggio di Leo che scrive: io penso che se si parla solo esclusivamente di Ponte si perde di vista l'obiettivo. Se è così devastante quest'uomo, perché è ancora qui? Perché Anna Durio non l'ha già salutato? A cosa serve tenerlo attaccato al treno, siccome è stato detto i soldi oggi per ricapitalizzare sono stati messi da altri? Per me sono soci in affari, lui e la Durio, e passatemi la battuta, è ladro chi ruba e chi regge la balla. Leo. Questo è il messaggio di Leo. Sarà il futuro a determinarlo, no? Come tutte le cose nella vita, e poi saranno i fatti, no? A determinarlo. Io non credo, ma... come dire, sarà il futuro. Luigi, cosa ci dobbiamo aspettare da questi mesi che ci prospettano, insomma, alla fine del campionato? Abbiamo detto 9 partite, in generale, insomma, anche come atmosfera, perché probabilmente sarebbe bello anche chiudere la stagione con magari un sorriso sulle labbra, no? Faccio una battuta, ci vorrebbe la sfera di cristallo, perché onestamente non solo di cuoio, ma di cristallo. Qui ogni giorno c'è un colpo di scena, no? Perché effettivamente oggi dobbiamo concentrarsi sicuramente sulla squadra, sull'allenatore e su tutto ciò che sarà il futuro, vivendo partita per partita. Io credo che il tifoso abbia possa e debba in qualche modo manifestare le proprie sensazioni e i propri disappunti, perché di fatto, come si diceva prima, non è tanto i fischi a fine partita di una partita vinta, ma questo è purtroppo un qualcosa che nasce da lontano. Quindi il disappunto è più per tutto il sistema che non funziona, perché una partita, come si diceva prima, si può vincere e si può perdere. Ci vuole sicuramente l'impegno da parte di tutti, quindi mi sembra che chi viene allo stadio e subisce sempre, diciamo, violenza, che è quella di assistere a delle partite, uno aspetta la domenica per rilassarsi, per tifare, per emozionarsi, viene e torna a casa peggio di prima. Allora voglio dire, di fatto a volte abbiamo perso delle partite ma abbiamo giocato bene, certo. E quindi uno dice, vabbè, come si diceva prima, abbiamo fatto il possibile, magari o per sfortuna o per delle casualità, perché basta un calcio d'angolo, un colpo di testa, una situazione che chiaramente... Però qui è tutto il sistema, secondo me, che non funziona. Purtroppo ne stiamo dibattendo giorno per giorno, i giornali, le televisioni, siamo pieni di contraddizioni, a partire da questa situazione societaria, all'allenatore, alla squadra, ai tifosi. Cioè, voglio dire, non c'è un reparto che funziona.
me compreso, ci metto anch'io, perché probabilmente anch'io forse mi fossi accorto di qualcosa o avessi potuto, fossi intervenuto, però ecco, io mi faccio un esame di coscienza e dico, forse anch'io magari potevo fare, potevo dire, per cui ognuno di noi ha qualche cosa da recriminare. Purtroppo per guardare avanti bisogna in qualche modo fare tesoro di quello che è successo, cercare non di mettere la polvere sotto il tappeto, perché quella tanto prima o poi, però in qualche modo i confronti, le situazioni appunto diciamo di confronto sono quelle che in qualche modo poi si superano, no? Ci sono discussioni anche nelle famiglie, fra figli, fra moglie e marito eccetera, però poi la vita va avanti, e qua invece di andare avanti si va indietro, e questo è il tragico, cioè che le persone smettono di venire allo stadio. Perché voglio dire, una contestazione l'accetto, il fatto che non vengano allo stadio è la cosa più squallida che si possa fare, ma cioè non ce l'ho con i tifosi, ma con chi ha creato questa situazione? Tutti noi praticamente abbiamo creato un vuoto intorno alla maglia bianconera che non se lo merita. Quindi dobbiamo tutti rimboccarsi le maniche per il futuro, cercando di fare un passo indietro a questo punto, tutti però. Cercando di non fare proclami, cercando di guardare avanti, non dico vogliamoci bene, diamoci anche due manate, come si dice a Siena in contrada, no? Certo. Però poi si va a bere insieme, invece qui non c'è questo, c'è le remore, ci sono le invidie, le gelosie, tutti contro tutto, ecco, questa è proprio la fotografia del Siena, è tutti contro tutti. Paolo, le sue considerazioni finali, poi chiudiamo con un paio di messaggi e con Giulio che ci presenta anche la partita di domenica. Ma le mie considerazioni finali, intanto speriamo che le parole di Pellegrini, come posso dire, alle parole di Pellegrini venga dato seguito, perché credo sia comunque importante che la stagione da un punto di vista tecnico finisca in maniera più che dignitosa. Perché purtroppo nel calcio non dovrebbe essere così, ma il risultato, cioè bisogna essere onesti, poi la parte del campo delle volte diventa anche più determinante, cioè gli altri aspetti. Io sono convinto che se non ci fosse stato questo momento onestamente disolante, di sconfitte, ma sconfitte maturate, come abbiamo detto, insomma, senza con un impegno limitato, senza cattiveria e quant'altro, ecco, se non ci fosse stato questo momento, forse anche la parte societaria sarebbe stata meno attenzionata, diciamo così. E quindi la prima cosa è questa, poi parallelamente, chiaramente come tutti, si spera di giungere ad una definizione che io mi auguro che ci sarà prima possibile, guardando sempre e comunque l'interesse supremo, e poi insomma, l'interesse del Siena, che va ovviamente al di là anche dei personalismi, delle recriminazioni e quant'altro. Questo ovviamente è il mio auspicio, e spero che tutto questo venga raggiunto il prima possibile. Bene, grazie allora a Paolo Saracini, grazie Paolo, grazie al conte Luigi Fumicambigado, insomma ci aggiorniamo anche nelle prossime settimane per capire come evolve la situazione chiaramente. Grazie a Francesco Vidarelli, grazie Francesco. Grazie a te, buonasera a tutti. Grazie a Rebecca che ci legge giusto due flash finali. Ultimi due messaggi, quello scusate, un bel nome, Mario, che ci scrive: se ripenso alla C1 di Argilli, Boria, Mignani, Arcadio e Sciaccaluga, mi ci viene da piangere. Hai ragione Mario, però insomma speriamo dai, qualche modo di riavvicinarsi a tutto quello che abbiamo vissuto anche ormai più di 10 anni fa. E poi l'ultimo di Leo che specifica quello che ha detto e ci scrive: mi aspettavo un commento dagli ospiti sul perché Ponte lo abbiamo ancora tra noi. E questo magari la prossima volta. E qui c'è la maggioranza di mie azioni in mano tuttora. Dai. Questa può essere già una prima risposta. In termini pratici è così. Allora, siamo in conclusione, concludiamo come abbiamo detto con Giulio Valenti che ci presenta il prossimo avversario, che è la Lupa Roma. Giochiamo domenica alle 12 in trasferta ad Aprilia, quindi la parola a Giulio Valenti, e con Calcio Spettacolo ci vediamo lunedì prossimo. Yeah.
L'epopea della Lupa Roma parte nel 2011, quando alla presidenza arriva Alberto Cerrai, imprenditore nel settore informatico. La squadra immediatamente vince il campionato di eccellenza e viene promossa in Serie D. Dopo appena 2 anni, una nuova promozione, stavolta dalla Serie D alla Lega Pro Unica. Nel mentre la squadra non si chiamava più Lupa Frascati, ma già Lupa Roma, perché la sede era stata trasferita da Frascati al quartiere periferico AXA di Roma. Come detto, la promozione in Lega Pro è poi un periodo che culmina con il 13° posto nel girone C della passata stagione. Campionato maledetto, quello attuale per il club capitolino, sempre sul fondo della classifica, 3 allenatori cambiati, Cucciari, Maurizi, ancora una volta Cucciari, uno spogliatoio dalle porte girevoli. Il vulcanico presidente della Lupa Roma ha fatto mercato praticamente in maniera ininterrotta da giugno a febbraio, specialmente in casa nell'impianto di aprile l'andamento è stato deficitario, 2 sole vittorie con Savona e Teramo e 8 sconfitte sulle 12 gare interne disputate. Inoltre, con 24 reti al passivo, la Lupa Roma risulta la difesa casalinga più perforata delle 54 squadre della Lega Pro. Mister Cucciari, ex centrocampista del Siena in Serie A nella stagione 2003-2004, adotta il 3-4-2-1. In porta Anedda, cresciuto nel Cagliari, un campionato di seconda divisione anche nel Poggi Bonzi, tesserato a gennaio. Pacchetto difensivo con Pasqualoni, 2 gol segnati, in maglia capitolina fin dagli albori, poi Sembroni, ex Pescara e Salernitana, nella scorsa stagione militava nel Chiasso, in Svizzera, e infine Sfanò, 1 rete, Squerlui, scoperto nel campionato eccellenza laziale, aveva giocato lì con Football Club e Colleferro. Lungo la corsia di destra poi Daffara, 2 gol in questo campionato, in Serie B ha giocato nell'Albino Leffe, in Lega Pro ha indossato i colori di Pavia, Nocerina, Perugia, l'anno scorso al Catanzaro. A sinistra poi Malaccari, già nelle file di Avellino e Gubbio, e si è alternato fra il Savoia e la Paganese nel precedente torneo di Lega Pro. I due mediani, Zappacosta, trascorsi nel Pescara e nella Pro Patria, è stato in forza a Lecce e Catanzaro, è stato prelevato nel mercato di riparazione dal Martina. E Volpe, a lungo alle dipendenze di Olbia e Virtus Lanciano, nella seconda porzione del passato torneo ha fatto parte del Grosseto, preso anche lui a gennaio dai cugini della Lupa Castelli Romani. Spalla alla porta opera Cristiano, 1 gol per lui, importante carriera in Serie B con Albino Leffe e Varese, e Perrulli, ex Ascoli e Vicenza, è tornata a gennaio perché aveva svolto una parentesi annuale alla Salernitana, era stato cercato anche dalla Roburziana nel mercato di riparazione. Il centravanti è l'ex Cittadella, Virtus Lanciano e Grosseto Fofanà, per lui 1 gol segnato. La Lupa Roma, tra l'altro, è la formazione più anziana del girone B della Lega Pro, con 27,7 anni di età media. AAA cercasi Gaetano D'Agostino, il centrocampista ex AC Siena, non gioca una partita ufficiale da ben 2 mesi.